Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Devo dire che il primo episodio della carriera è andato a gonfie vele, quindi ecco qui, riproposto subito il secondo. Tantissimi commenti, tantissimi mi piace e anche un discreto numero di visualizzazioni. Perché non continuarla quindi? Senza considerare il fatto che mi piace, pensavo che andasse veramente peggio, anche per il mio modo di pormi. Ho ricevuto anche qualche critica di qualcuno che mi diceva sì, sai, però Foolish ha iniziato tante di quelle serie e poi la lasciate lì, la carriera finirà uguale. Sì, probabilmente, amico mio, hai ragione, perché non vi ho abituati molto bene durante questi ultimi tempi. Il mio cervello è un continuo di girare ingranaggi e quindi tutte le volte mi viene voglia di fare qualcosa di nuovo e non riprendere quello che era di vecchio. Qualcuno invece mi ha detto, sai, due carriere sono addirittura troppe, difficili da portare avanti, e anche questa volta avete ragione. Quindi magari adesso darò un po' più precedenza a quell'allenatore, portando avanti in parallelo quella giocatore quando ne ho tempo, quando ne ho voglia, quindi pochi episodi di quella giocatore, ma tantissimi di quell'allenatore. Ve lo posso assicurare, ve lo prometto, ve lo giuro, guardate. Per registrare questo secondo episodio ci ho messo ben un'ora consecutiva di registrazione. Poi ho scoperto l'inevitabile. Mi fa male anche solo a ripensare a quel momento, ma la registrazione non è avvenuta. È stato un momento traumatico della mia giornata. Dopo un'ora intera di registrazione di mercato e addirittura le prime due partite del campionato, ho scoperto che sia l'audio, che sia la parte di FIFA, avevano il mio audio registrati con l'eco. E fosse stato un eco, 5 o 6 volte l'eco. Per darvi un'idea, questo è stato il risultato. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Impossibile portarvi un episodio così, sarebbe stato orrendo, non l'avreste guardato. Quindi ho dovuto prendere una decisione veramente importante che non mi è piaciuta, ma era l'unico modo per portarvi il secondo episodio della carriera. Ho preso quell'ora di video, l'ho montata mettendo i punti salienti e adesso andiamo a vederla insieme. Sì, lo so, non è la stessa cosa perché il live è molto meglio e anche più divertente, ma mettetevi nei miei panni, che altro potevo fare? La funzione di autosalvataggio era attivata e quindi non potevo neanche registrarlo nuovamente. Quindi ragazzi, scusatemi, ma la tecnologia mi odia di recente. Andiamo subito a vedere che cosa è successo però in questo secondo episodio. Inizia così, guardiamo un attimo il calendario, vediamo che siamo a luglio, abbiamo un intero mese praticamente di solo trattative e poi le due partite, la prima col Carpi e la seconda col Napoli, le prime due partite di Serie A. Mi avete dato dei consigli come riscattare Der, riprendere Der dal prestito. Ci ho provato, ma a quanto pare non ho i soldi per chiamare. Se qualcuno ha idea di come si faccia, me lo scriva qui sotto nei commenti perché io non lo so. Allora ho cercato di prendere dei fondi dalla Sampdoria dicendo che ci saremmo qualificati per la Champions e saremmo arrivati in semifinale di Coppa. 10 milioni li ho richiesti a Ferrero, il nostro presidente, gli abbiamo dato la richiesta un po' preoccupati perché eravamo consapevoli di non poterci riuscire e poi siamo passati un po' alle trattative. Rugani ovviamente non ce l'avrebbero venduto, qualcuno mi ha scritto di chiederlo in prestito per 2 anni e il riscatto sarebbe stato deciso poi successivamente, quindi ho provato a fare la richiesta per Rugani e parallelamente anche la richiesta per Murillo, perché ho detto uno dei due spero di poterlo prendere almeno in prestito, dato che comprarli ovviamente le squadre non lo daranno. Si è rotto da per 7 mesi, la mia ignoranza mi ha portato a spingermi a chiedere Simone Padoin, principalmente perché è un talismano, un po', se guardate gli autogol, se seguite gli autogol sapete benissimo cos'è il Pado per la Juventus, e quindi ho detto beh, proviamo a prendere Padoin. Poi ho detto vabbè, Bernardeschi io lo voglio, ho fatto un'offerta 1.5 milioni, proprio così, proprio per provarci, sapevo benissimo di non riuscirci. Yedvai è un altro difensore che mi avete consigliato in tanti, può fare sia il difensore centrale che il terzino destro, e anche El Ghazi, un altro talento che mi avete sempre consigliato qui sotto nei commenti, infatti vi sono grato di questa cosa perché avete partecipato in tanti. Milik è un altro attaccante che mi avete detto crescere tantissimo, ho fatto un po' di offerte un po' dappertutto, l'Ajax l'ho preso d'assalto, so che l'Ajax è fatto apposta per far crescere i talenti, ma come avete potuto vedere ci hanno rifiutato un po' tutte le offerte, sia per Milik, sia per El Ghazi, sia per Yevdai, e quindi eravamo rimasti un po' in crisi. Bernardeschi hanno detto sì, il giocatore ci interessa, ma ci aggiungi il 9.6 milioni che chi ce li ha tutti quei soldi? Quindi ho provato ad aumentare l'offerta, Meshba è 2 milioni e 9, dato che era tutto quello che avevo, guardate, mi rimanevano 73.000 euro.
E ho chiesto anche Rugani, la Juve ha detto assolutamente no, addirittura al prestito, quando mi avevate detto che al 97% avrebbe accettato. Poi ho provato il colpo grosso, Hakan Çalhanoğlu. Chi non lo conosce non ha mai visto una sua punizione e mi dispiace un po' per loro, quello lì è forte nella realtà, è forte anche in FIFA. Ho provato, dato che la Juve mi aveva rifiutato anche per Padoin, a inserire Massolo e 700.000 euro. E poi ho detto, beh, un difensore centrale mi serve e ho preso Elio Capradossi, o almeno ho fatto la richiesta per il prestito alla Roma. Ovviamente Çalhanoğlu non andava, quindi ho provato a offrire Soriano alla pari. Io volevo assolutamente Çalhanoğlu a tutti i costi e ho aumentato anche l'offerta per Yevdai. Quindi praticamente i due colpi grossi adesso erano quelli del Bayer Leverkusen. Padoin ho provato a fare delle offerte strane, addirittura solo per Palomo, ormai più che per coprire il buco di Dodò era una sfida con me stesso per riuscire a prendere Padoin. Poi ho provato a fare un'offerta sia per Izzo sia per Yoguri, due giovani che comunque avrebbero coperto due buchi. Il difensore centrale ci serve assolutamente. Yoguri sarebbe potuto essere interessante a un prezzo basso. Nel frattempo ho preso Capradossi in prestito dalla Roma, salvo poi scoprire che era veramente molto molto triste. Ho provato ad aumentare l'offerta per Yoguri, aumentare l'offerta per Izzo, per vedere se le due squadre, l'Inter e il Genoa, avrebbero accettato. Addirittura 3 milioni per Yevdai su 4 disponibili e De Silvestri e 4 milioni per Çalhanoğlu. Ecco, adesso concentratevi su questa cosa perché De Silvestri cambierà completamente il nostro mercato. Nel frattempo Yoguri ha accettato la nostra offerta, l'Inter ha accettato la nostra offerta per Yoguri e il Genoa invece ci ha chiesto 2 milioni e 3 per Armando Izzo, cifra che non ero disposto a spendere e quindi ho cercato di buttarmi su Yevdai a tutti i costi. 4 milioni all in di tutto quello che abbiamo, con Izzo come riserva nel caso in cui le cose non dovessero andare bene con Yevdai. Ho addirittura offerto 1 milione 700 mila euro per Padoin, ormai ce l'avevo qui nel cervello, lo volevo a tutti i costi, quindi ho deciso di cedere, di mettere nel mercato trasferimenti sia De Silvestri e sia Soriano. Yoguri accettato, Yoguri nuovo calciatore della Sampdoria, quindi preso, e dopo ho deciso di provare il prestito di Padoin, prestito con diritto di riscatto a 2,9 milioni, quello che ci chiedeva. Nel frattempo ho tenuto in stand-by Izzo e alla fine ho provato a fare un prestito con diritto di riscatto di 11 milioni per Padoin, ma la società mi ha detto che non avremmo mai potuto offrire così tanto. La Roma ci ha chiesto De Silvestri, io gli ho chiesto 6 milioni e mezzo, che era il suo valore effettivo, e quindi ho inviato la richiesta di trasferimento alla Roma. Nel frattempo una buonissima notizia, perché Soriano è guarito dopo le 7 settimane in cui si è rotto la caviglia e quindi è a disposizione. Nel frattempo il Carpi apre il campionato, questa è la formazione titolare, vi faccio vedere un po' quello che è successo. Andiamo subito in svantaggio con un gol di Mbakogu al nono minuto del primo tempo, subito proprio Sampdoria in svantaggio, e immediatamente dopo Fernando la riprende, dura solamente un minuto e pochi secondi il nostro svantaggio, il nostro primo gol in campionato, il primo gol della carriera è di Fernando. E guarda, guardate cosa succede, Yoguri dentro per Icardi, blocco Inter, la prima palla toccata da Icardi in tutto il primo tempo si trasforma nel gol del vantaggio e la partita finisce qui, i nostri primi 3 punti portati a casa contro il Carpi come in campionato, gol di Fernando. Poi ho aumentato l'offerta per Çalhanoğlu, 10 milioni di Kristic, ma nel frattempo c'era già il Napoli a San Paolo. Guardate qui cosa succede, Correa da fuori, un'azione bellissima perché Correa va via a tutti, mette la palla dietro, Icardi becca il palo e poi a porta vuota sbatte su Koulibaly e infila il pallone del 1-0, dopo aver già beccato un altro palo comunque che non ho messo perché ho messo solamente i gol, ho tagliato tutto il resto, però guardate Correa come va via, infila, e guardate il taglio di Icardi ancora una volta, Reina esce, Icardi a porta vuota, ma c'è Koulibaly che la infila lui e non sarà gol di Icardi ma sarà autogol di Koulibaly. Quindi Icardi rimarrà fermo a 2 gol in 2 partite. Finirà qui anche la sfida contro il Napoli a San Paolo. Incredibilmente abbiamo vinto 2-0 e dopo 2 partite siamo a punteggio pieno. Qui ci sono le altre partite della Serie A, ci fa vedere i risultati finali. Noi comunque siamo a punteggio pieno con 6 punti e adesso ci rimane solamente il mercato. 10 ore al termine e tantissimi ancora giocatori da dover acquistare, perché la rosa così non è assolutamente completa. E quindi vi chiedo ancora una volta il vostro aiuto, scrivetemi nei commenti magari come riprendere Eder, dato che non ci sono riuscito, mi ha detto che non ho abbastanza fondi per riprendere Eder. Scrivetemi qualche giocatore da andare a prendere last minute, perché un difensore centrale ci vuole assolutamente, e magari anche un terzino sinistro che non sia Padoin, che non ce l'ha, hanno voluto dare, addirittura la Juve mi ha mandato la mail dicendo no, Padoin non si vende, quindi assolutamente Padoin non possiamo avercelo, mannaggia. Diciamo che nell'ultima giornata di campionato magari proverò l'all-in su Çalhanoğlu, 10 milioni, provo ad offrire qualche giocatore in più che non ho ancora offerto, provo a vendere qualcuno, ma Çalhanoğlu lo voglio prendere, voglio arrivarci perché so anche che cresce, mi avete detto che diventa un fenomeno e non avevo dubbi, dato che è già forte adesso, pensate dopo tanta crescita come può essere. Altra cosa, ho giocato a esperto perché era
era quella di default, l'impostazione di default, ma mi sono trovato veramente fin troppo bene, nel senso che erano troppo facili le partite nonostante il gol di Mbakogo con il Carpi, e quindi magari aumenterò a campione. Ditemi anche voi se vi può far piacere questa cosa, volete che rimanga esperto. Io mi scuso ancora una volta per quello che è successo, dato che alla fine è venuto fuori un video un po' strano, un video che non avevo forse mai fatto, non mi ricordo se ho mai raccontato qualcosa del genere, ma questa volta ero proprio obbligato, dato che era crashato qualsiasi cosa, avete visto anche voi, l'eco era ingestibile. Io spero comunque che questo secondo episodio della carriera vi sia piaciuto e che aspettiate con ansia già il terzo. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto, forza Sampdoria!